I conti correnti e le carte prepagate sono ormai indispensabili per la vita di tutti i giorni, ma forse non tutti sanno esattamente come funzionano. I nostri giovani soci oggi si metteranno alla prova proprio su questo argomento e sono Serena Ricotta della BCC Sicana e Pietro Funaro della BCC Centro Calabria. Perché dovrebbe servirmi un conto corrente? Beh, il conto è fondamentale al giorno d'oggi per poter usare il proprio denaro. Non si può fare più come zio Paperone che metteva i soldi nel deposito oppure la nonnina che li nascondeva nel materasso. Ormai è tutto tecnologicamente avanzato e quindi è necessario per poter spostare il proprio denaro ovunque, per fare pagamenti, incassare crediti o qualsiasi altra cosa. Se volendo si possono anche usare sempre le solite banconote, ma ormai si va sul digitale. Meglio conto corrente o carta con IBAN? Allora, le carte con IBAN sono uno strumento finanziario, diciamo, che è nato da poco. Permette di effettuare più o meno le stesse operazioni di un conto corrente, quindi ad esempio credito, deposito e quant'altro. Però diciamo che non ha un vero e proprio codice IBAN identificativo, quindi non corrisponde a un conto corrente, si tratta di una prepagata. Offre la stessa gamma di servizi, però al contempo ha uno svantaggio, ovvero quello che non permette di effettuare operazioni come incassare assegni, acquistare o vendere titoli. Come identifico un conto corrente e quali tipi di conto esistono? Si identifica il conto corrente con le cosiddette coordinate, che corrispondono praticamente come a una sorta di carta geografica che permette di mappare esattamente non solo il conto corrente in sé, ma anche la banca, il paese in cui si trova, in quale filiale e quant'altro. Il codice IBAN si può definire assolutamente l'indirizzo del conto corrente bancario, perché attraverso i vari codici che lo compongono, che in Italia sono 27 i numeri, si può identificare esattamente il titolare. Infatti all'interno abbiamo il codice della banca, il codice del conto corrente e altri che consentono di non sbagliare, non fare errori. Oltre a questo, per le transazioni internazionali abbiamo il codice SWIFT e il codice BIC, chiamato così in inglese, o CIP in italiano. Come faccio a pagare con i soldi che ho sul conto? Possiamo pagare in vari modi. I nostri soldi li possiamo direttamente prelevare allo sportello, ancora possiamo ordinare all'impiegato dello sportello bancario di mandare questi soldi attraverso un bonifico, possiamo pagare attraverso i soliti assegni bancari, ancora effettuare un bonifico dal nostro conto online. E infine si potrebbe usare questa nuova tecnologia che è molto diffusa all'estero, NFC, che è direttamente collegata alla nostra carta di debito, e basta avvicinare semplicemente il cellulare allo strumento di pagamento e questo ricevere il segnale, ovviamente dopo aver autorizzato con l'apposito codice per evitare le solite truffe di cui sappiamo. ATM o Bancomat? Allora, è necessario fare una precisazione. Innanzitutto questi termini vengono generalmente usati impropriamente come sinonimi, ma in realtà non lo sono per nulla. Per ATM, ovvero Automated Teller Machine, letteralmente appunto macchina distributrice automatizzata, è proprio collocata all'esterno di tutti gli edifici che ospitano istituti bancari oppure loro filiali, agenzie. Si può appunto prelevare denaro. Nel caso in cui si tratta di un ATM invece evoluta, possiamo anche effettuare dei versamenti sul conto corrente. Questi appunto vengono spesso erroneamente chiamati bancomat, però per bancomat appunto non si intende lo sportello fisico che troviamo al di fuori della filiale bancaria, ma il circuito di pagamento sui quali, diciamo, attraverso gli ATM si può operare. Grazie a Pietro e grazie a Serena. Se vuoi saperne di più sui temi di educazione finanziaria, visita il sito www.creditocooperativo.it e non è finita qui. Rimani collegato alla nostra pagina Facebook per scoprire l'argomento della prossima sfida. Ti aspettiamo! Ciao! Ciao! Ciao.